Camusadie, sono le mediatrici culturali. Noi le abbiamo chiamatissime insaie, però in diversi comuni con diverse attività, tipo cucito, cucina e parrucchiera. Cosa che piace alle donne, visto che noi siamo commissioni pari opportunità, le donne hanno bisogno di essere a conoscenza della cura del proprio corpo. È un luogo, veramente un luogo di incontro dove si fa anche questa attività di parrucchiera, che è una cosa molto bella e piace tanto alle donne, credo a tutte le donne del mondo. Posso dire, da parrucchiera vedo che c'è stata una bella visione. È sorpresa perché proprio sì, siamo diventate amiche imparando qualcosa e stando insieme. Ho conosciuto delle ragazze della Polonia, della Nigeria. Appena adesso abbiamo parlato con una ragazza del Corano, delle sue idee, le nostre, ci siamo un po' confrontate. Abbiamo fatto delle chiacchiere, ci siamo conosciute, abbiamo fatto i capelli, poi tutte le volte facciamo delle esperienze nuove sia sulla testa che fra di noi. È difficile, anche se non hai delle occasioni come queste, trovare il modo di comunicare, anzi direi che è impossibile. Qualche cavia ci vuole, lei è la prima volta che si sottomette a tortura. Cosa volete sapere? Se mi piace? Ho preso perfino un permesso dal lavoro perché è troppo bello. E come si fa? Bisogna fare delle scelte, bisogna non ti vengono a prendere a casa, tu ti devi dare una mossa, insomma. Questo è bellissimo comunque, nella parrucchiera c'è la guerra. Io questa cosa la faccio già con le mie amiche, ci troviamo, ci facciamo i capelli l'un l'altro, perché è anche un rapporto appunto che si consolida, mentre se lì fai due chiacchiere uniamo l'utile al dilettevole. Il fatto di farla con ragazze di altri paesi, passato il periodo dell'interrogatorio, perché c'è una cosa dove siamo avide di sapere, capito, di notizie. Cominciamo a chiedere le abitudini, la curiosità anche di capire la differenza. Partiamo già dal velo, già vincere anche l'associazione loro e la curiosità nostra. Però insieme qua è più facile. Altrimenti come fai a conoscere persone che parlano anche una lingua diversa? Poi c'è il confronto, li faccio lunghi, li faccio ricci, li faccio corti, molto bello. Lei ha molti capelli, lo voglio usare tutto. Mi chiamano Omos. Omos. Sì, che è più facile. Di dove? Sono di Nigeria. Ho lavorato come parrucchiera a Centro Lame, King Beckwin, perché è un lavoro molto bello, molto elegante, molto affascinante. Cambiato delle idee che aveva? No, cambiato no, però ho capito delle cose che prima non sapevo. Ma siamo già in tante? E se va tutto bene riprendiamo di nuovo ad ottobre. Allora, quando non veniamo più qui vedremo come fare, chiederemo in prestito il locale. Si spera che ne facciano degli altri.